Rilassati, Daniela, rilassati. Concentrazione, concentrazione. Ehi, scusa, scusa. Mi dispiace, per favore. È stato un errore, è stato un errore. Guarda, mi stavo allenando qui, non ti ho visto. Senti, dovresti fare più attenzione. Attenzione. La prego di scusarmi. Guarda, non l'ho fatto apposta. Ragazzi, un'ambulanza. Per favore, un'ambulanza. No, no, Ahia. Toglimi le mani di dosso. Mio Dio, e adesso? Come ne esco da questa situazione? Oh, tranquillo, tranquillo, tranquillo. Va bene, va bene. Sto bene, sto bene. Immagino che sia venuta per candidarsi al posto di assistente, giusto? Non mi aspettavo di conoscerti in questo modo. Sì, certo che sono venuta per quel posto. Infatti, il mio nome è Daniela. Ma se lo trova troppo lungo, può accorciarlo. Piacere, Dani. Allora? Può lasciarlo qui. Lo butto io per lei, va bene? Non si preoccupi. Certamente. Senta, Daniela, come avrà capito, non ho molto tempo per fare questo colloquio. Quindi puoi iniziare oggi? Certo, certamente. Guardi, lei dice salta e io salto. No? Va bene, mi scusi. Intendevo dire che inizierò quando vuole lei, capo. Ok, ma non abbiamo nemmeno parlato di stipendio. No, no. Guardi, basta vedere l'ambiente e il suo abbigliamento. Si capisce che ha molti soldi. E quindi può scrivere le cifre importanti su questo foglietto. Oh mio Dio. E cosa devo fare per guadagnare tutto questo? Le piace? Le va bene? Mi piace moltissimo, davvero. Sta bene? Daniela, sta bene? Sì, sì. Sto benissimo. È stato solo uno spavento, un attacco d'asma. Ma certo che accetto, accetto. Certo che accetto. Bene, benissimo. Benvenuta nella nostra azienda. Lei è la nuova assistente amministrativa. Grazie mille, grazie davvero. Grazie, grazie mille. Senta, va tutto bene, va tutto bene. Ora può lasciarmi la mano. Non se ne pentirà, va bene? Non se ne pentirà affatto. Darò il meglio di me, d'accordo? Ne sono certo. Voglio parlare con Mike. Non vedi o cosa? Scusi, sta parlando con me? Vede qualcun altro qui? Ovviamente no, caro. Quindi sì, sto parlando proprio con lei. Se non riesce a leggere, glielo leggo io. Guardi, la mia pausa pranzo è finita. Credo sia meglio che inizi a lavorare e dica a Mike che la sua nuova collega è qui. E in fretta! Se dovessi prenderli tutti andremmo un po' oltre, no? Guarda un po'. Ascolta bene, Elizabeth. Tutto questo piano deve riuscire alla perfezione. Hai portato i documenti? Ovviamente sì. È tutto qui? Perfetto. Ora presta attenzione a quello che faremo. Subdoli come ratti? Quando chiuderemo il contratto con quell'idiota, tutta questa azienda sarà nostra. Esattamente nostra. Tutto questo sarà nostro. Ma non succederà perché vi filmerò, voi risolvete. Dai, dai, dite qualcosa. Fratello! Guarda, guarda chi è arrivato. Tutto bene, fratello? Mi sei mancato, quanto tempo? Anche tu? Allora, tutto pronto? Andiamo sul set, per favore. Ovviamente, certo, no? Andiamo. Devo impedirgli di firmare quel contratto. Ora. Bene, come puoi vedere, Mike, c'è tutto qui. Come sta andando? Le verso un altro drink? Deve essere di buon umore. Dopo aver firmato il contratto. Ah, sì, per favore.
Può versare. È pronto. Buona degustazione. Fratello, tutto bene? Quindi è proprio qui che devi firmare, ok? Prima lo fai, meglio è. Perché chiuderemo questa faccenda. Potrai festeggiare subito. Sì, certo, hai ragione. Ascolta, non firmare nulla, non firmare. Daniela? Senta, signor Mike, non firmi nulla. Stanno cercando di imbrogliarla. Vogliono derubarla. In effetti, ho sentito con le mie orecchie. Proprio qui, vede che ho... Non le creda, è una cosegretaria. Vada via, questi sono affari nostri. Aspetta, Betty, lasciala andare. Lasciala parlare. Cosa? Per favore, Mike. Deve essere uno scherzo, guardala. Avanti, Daniela, spiegati, per favore. Guardi, è proprio così, signor Mike. Ho sentito davvero questi due qui complottare contro di lei. Stavano organizzando la faccenda di un contratto da farle firmare per imbrogliarla. Zitta. Sì, stavano scambiando i documenti. Da farle firmare, l'ho visto io. È uno scherzo. Che cosa stai dicendo, fratello? Crederai a una semplice segretaria che è qui solo per rispondere al telefono? Ah, sì? Allora guarda, controlla i contratti e vedi se non sono stati scambiati. Do la mia parola. Sì, hai ragione. Sono stati scambiati. Guarda, lo sapevo già. Sì, lo sospettavo. Da molto tempo. E avevo solo bisogno di una prova. E grazie a Daniela l'ho finalmente ottenuta. Ti prenderò ancora, te lo giuro. Voi due non valete niente. Fatemi il favore, uscite subito dalla mia azienda. Guarda, non volevo creare tutto questo caos, sai. Ma non potevo nemmeno lasciare che quei due tramassero. Contro di lei, mentre io me ne stavo qui con le mani in mano. Senza fare nulla. Guarda, ti ringrazio molto, Daniela. Hai contribuito a salvare la mia azienda. Grazie mille. Figurati, le avevo detto che non si sarebbe pentito di avermi assunta. Bene, allora forse come ringraziamento potrei portarti a pranzo? Dice sul serio? Sì, tu. Accetti? Certo, signore. Credo di sì. Non ho ancora pranzato perché non me l'hanno permesso. Vieni qui che ti racconto cosa...